Entrate pure, prendete posto. Oggi è una giornata molto importante per la storia del nostro comune perché, come tutti sapete, riapriamo la chiesa di San Francesco, che è uno dei luoghi più ricchi di storia, arte e cultura del nostro territorio. Io voglio ringraziare innanzitutto i tanti ospiti e amici che insieme a noi stanno vivendo questo momento, e quindi inizio salutando il nostro arcivescovo Renato Boccardo, il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Marco Squarta, la senatrice Valeria Alessandrini, che poi ci porterà il saluto della sottosegretaria alla cultura, l'architetto Florian Castiglione, che ha curato la direzione dei lavori, il dottor Giovanni De Lomu, che è stato responsabile di tutto il procedimento che ha visto il risultato che oggi tutti possiamo ammirare. Ringrazio e saluto anche Antonella Filiani, la presidente della COPEC, che è la ditta che ha eseguito i lavori di restauro, e tra gli altri mi sia consentito un saluto ad personam a Felice Santini, che tutti voi conoscete, è un genese doc e soprattutto ha fornito con il suo lavoro di ricerca, di cura, di approfondimento e tutto il materiale fotografico che ha messo a disposizione, ha fornito un supporto veramente essenziale al lavoro della soprintendenza. Saluto poi naturalmente tutti i nostri assessori e consiglieri comunali di Giano dell'Umbria qui presenti, la banda musicale di Giano che ha allietato l'inizio di questa cerimonia, il direttivo e la presidente della Prologo che si sono messi a disposizione per un rinfresco al termine di questa occasione. Come dicevo, oggi riapriamo questa chiesa che è stata chiusa veramente per troppo tempo ed è uno dei contenitori culturali più belli del nostro territorio. Tutto questo è stato possibile grazie a un investimento di circa 120.000 euro tra fondi statali e comunali, che hanno consentito una serie di opere di restauro conservativo che poi saranno illustrate meglio dall'architetto Castiglione. Oltre a questo, una parte delle risorse importanti è stata utilizzata per sistemare il tetto del transetto di quel lato lì, perché c'erano state delle rotture di alcuni travi, delle infiltrazioni che rischiavano di mettere a rischio la futura stabilità della struttura. Naturalmente c'è ancora molto da fare, questo è un primo passo per la valorizzazione di questo grande complesso, ma fatto questo potremo sicuramente andare a fare anche gli altri. Ora la chiesa è finalmente agibile, si può aprire al pubblico, si può mostrare, si può visitare, e tutto il suo patrimonio, che poi vi invito a vedere, anche a fare un giro nella sagrestia, è finalmente valorizzato. Prendo qualche altro minuto per due piccole considerazioni. La prima è che anche in questo difficile momento storico che tutti stiamo vivendo per le note vicende della pandemia, della guerra, la nostra amministrazione si sta caratterizzando per la riapertura di luoghi e spazi del nostro territorio. Ed è una cosa fondamentale, perché il momento non è facile, però in questi anni siamo riusciti a riaprire la ex scuola di Montecchio, restituendola alla comunità locale. Siamo riusciti a ridare alla Prologo di Bastardo la sua sede. Neanche un mese fa, con il sindaco e gli altri assessori, abbiamo inaugurato i lavori alle case popolari qui accanto. Abbiamo riaperto il nostro primo anno di insediamento, l'ex teatro, proprio qui sotto, giusto dietro la curva. Quindi stiamo recuperando degli spazi, ce ne sono ancora tanti altri da fare, c'è ancora molto da fare, però vogliamo continuare su questo percorso, e domani ci sarà un altro appuntamento importante, anche qui il recupero di un impianto sportivo qui dietro. Concludo con altri due piccoli cenni. Questa, la chiesa di San Francesco, è probabilmente lo spazio più importante di questo complesso medievale che ha caratterizzato nei secoli la vita di Giano. Ecco, noi nel nostro impegno che avevamo preso con i gianesi e con tutta la collettività era quella di valorizzare questo complesso. E devo dire che da quando ci siamo insediati ci siamo, lo dico un po' di presunzione e di orgoglio, ci siamo anche riusciti, perché come tutti sanno abbiamo trasferito gli ambulatori medici nei nuovi locali, abbiamo attivato il wifi gratuito in questo complesso, abbiamo rinnovato l'affidamento alla farmacia comunale che ci sarà per altri 9 anni, quindi scongiurando tutta una serie di voci che palesavano delle preoccupazioni sul futuro di questa struttura. Abbiamo recuperato gli alloggi popolari, 3, per cui vedranno a breve l'insediamento di 3 nuove famiglie a Giano. Ho detto già dell'ex teatro e ora questa chiesa. E in ultimo,
nell'ambito dei bandi del PNR abbiamo presentato un progetto relativo alla rigenerazione culturale insieme ad altri comuni, che vede proprio la sala Fra Giordano qui dietro e gli altri locali tra i destinatari delle risorse che speriamo ci vengano assegnate, così potremo allestire delle nuove strutture, del nuovo mobilio e insomma tutte le cose necessarie alle esigenze di quest'epoca, sia la sala Fra Giordano che l'ex teatro. Quindi se riusciremo a portare a casa questo finanziamento potremo dire che finalmente quest'opera si è conclusa. Io non mi dilungo oltre, vi ringrazio veramente per l'attenzione e passo la parola, chiamo sul palco il direttore dei lavori, Florian Castiglione.